thank <music> you mai la sarà rabbiosa adesso ma no figurati la pensava di vedervi dopo quindici e invece gli è diventata di quattro anni rabbiosa no l'avevo dimmi che non era una bella idea potevo stare a casa e allora dovevo venire qui da sola secondo te ti sgherlotta va a cercarla muovete metto te in giro dir che ha una chiede Oh, signor, che agitata che sono. Oh, son. Tasi, a sta calmo, non devo che la sia se mi so parenti o no. Mm. Proprio di questo la parlava ieri, dei parenti. E la che metteva vicino la parola la mette da barba. E che che c'entra adesso la mette coi parenti? Oh, chi dentro usar la parola la mette vuol dire una roba sol! Tagliarli su! Le meglio che niente, dai, torni un'altra volta! Tasi, attigliò! Tasi, quando non te sai che fare, te gai da taser! A volte bisogna dargli un buttone al destino e impianti a lì e frignar! Eh, te fai presto a dirlo! Mica te sei soffiola, ti! E eh, allora? L'avete buttata mezzo a mezza strada? A me non mi pare! Eh, te hai ragione! Che con quel che la nala sa pensione, tocca fare i salti mortai per narquinesi e diere terme! spiola ave sentì la nuora bene le prove sono finite mi pare anche questa volta no? questa volta abbiamo una new entry per usare in termini dato che parliamo del dialetto usiamo anche l'inglese una nuova entrata almeno penso che sia inglese con lo Stefano e questa Sabrina. volta la Sabrina la nostra regista e attrice invece la Marina ce l'abbiamo da, già da, dalle, sempre. sempre dai precedenti puntati. Ecco, io vorrei adesso, però, già che abbiamo qua questi due, Sabrina e Stefano, partirei prima da Sabrina. Come mai questa passione per il dialetto? Quando è che ti metti a fare In, mh, passione per il dialetto, di la verità, la lingua dalla nascita, è la mia prima lingua, quindi non è proprio una passione, è una cosa che c'è dall'inizio. Sì, per sì. salire sul palcoscenico, insomma, eh, non è una, una roba facile. Eh, eh no, di fatti, sono stata coinvolta dalla mia amica Rita che ha recitato nella puntata precedente, e niente, è abbastanza divertente. E cosa dicono in famiglia? Vengono a vederti? Certo. Marito, figli? Sì, sì, vengono e... E ti non fanno anche si... le critiche, poi ti dicono ma qui, no, là? No, non... Ecco, non col bas... dialetto, capiscono il dialetto i tuoi figli? Sono e... abbastanza... Sono cresciuti sì. col dialetto o con l'italiano? No, e... i figli più piccoli col... con l'italiano, ma capiscono anche il dialetto. Il dialetto. Anche le parole più strogote. Sì, diciamo di sì. sì. Stefano, invece, come nasce la tua esperienza di attore? Fra l'altro notate, non so se guardate, che i pantaloni sono di che sono, un 40, un 42. È un po' più piccoli sono. Cioè il vestito un po implica un po' anche il personaggio. Ho no? capito. Ecco, spiegami un attimo allora. Intanto quanti sono gli uomini in questa compagnia? Due. Due, tu e come si chiama l'altro? No? Remo, che sarebbe il dottore, insomma. Ah, ho capito, il dottore, il signor dottore, Ho no, capito, dottore. il signor dottore. Ecco. Stefano, ecco, parlami appunto, come mai a ah, scuola io... ti ha aiutato la scuola in questa tua passione? Ma io perché diciamo che il dialetto lo allora, si impara praticamente tramite sì. i genitori, sostanzialmente. Tu Dopo... di dove saresti? Io... Sei di Arco? Sì, Riva del Garda, Arco. Ah, quindi Bupin. sei alto gardesane, esatto. insomma, ho capito. E quindi eh, sei cresciuto anche tu col dialetto, ad un certo punto però chi è che ti... gli amici... che mi ha spinto a entrare nella compagnia è stata lei. Ah, quindi, <ride> allora lei è stata lei... <ride> lei è è, quindi è un po' un... Dopo lei, mi ha, dopo lei mi ha tirato dentro... Un contagio, quindi una malattia proprio infettiva, <ride> ho capito. E la passione Prima. continua. Sì, ecco, il rapporto col pubblico, cioè quando si sale su un palcoscenico e hai davanti 200-300 persone, la, la prima volta. Ma la prima volta un po' di agitazione, agitazione diciamo la si ha, insomma, ti anche fa anche che quel, far di sbagliare. Magari. Sì, infatti lei mi diceva, ti, per, ti mangi le parole, no? Ho capito. E quindi... La si chiama pipa cool. Pipa cool: eh. due parole e una pipa cool. Facciamo due parole e una pipa cool. Una, perfetto, pipa curva bene una parola. Quindi quindi... Se molto concentrati un po' sul, sulle parole che bisogna dire, non sulla, sulla parte, ecco, all'inizio. Dopo, mano a mano che diciamo, si mh, entrano un po' nella testa un po' le battute, è un po' più facile. Ecco, ecco in questa commedia, Attiglio, che personaggio è un personaggio centrale o abbastanza centrale? Ma direi la parte centrale proprio no, però mm. diciamo che ha la sua figura, insomma. Che... Ho capito, Un, una parte importante, insomma. Eh sì, non ha molte parte. battute, però è importante nel, cioè. nel contesto insomma, della commedia. Ecco, e quante sì. sono le donne invece in questa commedia? E... Quindi otto. due uomini? Otto. otto. Eh, quindi appunto, si eh, è importanti mm. soltanto per il fatto di essere in due su, <ride> su, su otto donne, insomma, no? ho capito. E continuiamolo così andiamo avanti tranquillamente, sì, col, 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 con l'attività, non è che è, ci sono dei momenti di, di crisi, di rallentamento, di marmi, stufo. No, al momento no, no, no. ecco il repertorio, eh, cioè le, le commedie, avete un repertorio abbastanza vario? O incentrate su due, tre, ma qui da noi se vuoi. Fra virgolette uscire, devi per forza concentrarti sul dialetto. Abbiamo provato un'esperienza in italiano, ma non bella, bellissima, stupenda. Ma non. Ecco, non le, tematiche, tira. le tematiche sono sempre tematiche allegre o anche. Sì, sì, i, i testi che scelgo sono molto allegri, però con, un, con una morale. certo, c'è sempre veramente, la morale. Finale. sì, importante. Ho capito. Sì, sì, Quindi, sì. allora continuiamo avanti con questo spirito. Insomma. Me lo auguro. Va bene, allora grazie di nuovo. Grazie. Prego. Grazie. Ecco, Io adesso naturalmente lascio perdere la forma, questa volta, del, del dialetto e vi presento il solito vocabolarietto di dieci vocaboli che mi auguro appunto siano di vostro gradimento soltanto per, per qualche loro caratteristica particolare di, di stranezza. E di fatti il primo termine è azza con due z, non so se mi fai cascare le azze, l'azza è la, mat la matassa di filo e quando appunto le donne stanno raccogliendo il filo sulla matassa a volte se casca il filo casca l'azza, la casca la matassa è un bel problema e quindi c'è il detto non sta a farmi cascare le azze. Carga, sto portando una carga de femme, carga cioè il carico, desquert con la C ricordate il discorso che vi ho fatto tempo fa non la C o la Q, in questo caso con la C è, vuol dire scoperto. Il fià, accentato naturalmente, l'accento sulla finale, è il fiato, l'alito. Tesei è gnuc, c'è c'è un tipo cocciuto, testardo. Il magon o magom, ricordate la N, la M, è lo stomaco. Poi c'è il pistor. Il pistor, con la O chiusa, sentite, è il fornaio. La scaia, me eh? nanna scaia nende, è la scheggia. Si dice anche alle persone te sei una scaia, per dire te sei un che rompe spesso. Poi c'è ancora quel tre, ma qui si pronuncia, avevo detto tre, è il numero cardinale, tre o trei, eh? mi sono fa male a tre dei. E poi finiamo con un vocabolo con la lettera U che è Ua, eh? Lua, mi me in festa del de lua di, di Santo Tommaso, festa del Lua, de sofiol, il vino, e de so nezza, ecco un termine interessante che molti non conoscono perché nezza, fra l'altro, ha un'origine tedesca, nichte, e quindi, probabilmente, poi storpiandola è diventato nezza nel senso di nipote. Questo per partire appunto da Ua, la festa dell'Ua, del Sofiod, del Sonezza. Bene, detti anche questi dieci vocaboli, chiudo anche questa trasmissione. Spero di avere ancora più avanti, con nuove parti, eh, gli attori e le attrici della filodrammatica arcobaleno, che ringrazio vivamente, a nome mio personale ma penso anche dei telespettatori, molti dei quali sicuramente hanno avuto occasione di vedere all'opera questa filodrammatica. Vi saluto, spero sempre di non essere stato noioso, spero che abbiate imparato qualcosa. E naturalmente, ricordatevi: non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.